Si è parlato molto nello specifico appunto di temi legati a verde, come dicevamo, a infrastrutture. È bene fare un passaggio un po' più alto, volendo arrivare a capire come il valore immobiliare negli ultimi anni si è mosso. Per far questo dobbiamo partire dal fatto che evidentemente negli ultimi anni abbiamo avuto alcune crisi, quella del 11 settembre, quella del 2008, crisi economica, e questo ha provocato tutta una serie di dinamiche che non sono più solo crisi economica, perché sappiamo che abbiamo delle situazioni legate a crisi geopolitica. Naturalmente non sto a soffermarmi adesso su questi temi, che credo siano di ordine quotidiano per tutti, e quindi insomma la crisi demografica, sappiamo, ce lo dice l'ONU continuamente, cioè la demografia sta esplodendo, avremo dei problemi nei prossimi 20 anni con le risorse, con i cambiamenti climatici, quindi il cambiamento climatico, al di là di quello che per tanti anni abbiamo sentito, negli ultimi mesi anche lo stiamo vedendo. Proprio oggi si parlava del fatto che non ha piovuto in Emilia-Romagna per circa 90 giorni con dei colpi di calore che hanno determinato ancora di più un peggioramento della situazione idrica. Nonostante questo l'Emilia-Romagna ha retto bene, quindi per dire che insomma ci sono molte avvisaglie, ci sono molte dinamiche, ma ci sono anche buone reattività e virtuosismi da apprezzare. La crisi tecnologica, cioè i lavori cambiano, ma poi sappiamo pure che non si tratta ormai solo di lavoro, perché abbiamo quelle dinamiche del Covid, che poi magari facciamo un passaggio veloce. Come è cambiato in questo contesto il mercato delle costruzioni? Ma questo plus ce lo fa un po' vedere, nel senso, una volta si faceva il progetto e si vendeva ciò che si realizzava, c'era una domanda che acquistava quasi indipendentemente da quello che era il progetto. Ora sto un po' esagerando, ma nella sostanza un po' succedeva questo. E con le crisi c'è stato un diverso approccio della domanda. La domanda non era più sufficiente realizzare, cioè acquistare un edificio, ma era necessario anche pensare a quello che era il contesto. Cosa è successo nel frattempo? È successo che noi avevamo parlato di una domanda diversa, ma anche di una demografia diversa. Quindi nascono dei nuovi modelli urbani, come per esempio legati all'invecchiamento della popolazione, quindi aumenta per esempio la domanda di senior housing o edifici per la sanità, e aumenta i flussi turistici. Ricordiamo che negli ultimi anni c'è stata molta polemica sugli Airbnb, sui bed and breakfast, la città di Bologna è esplosa sotto questo tipo di situazione.